Nuovo appuntamento con Tra le righe, incontro con l'autore. Oggi vi presento un libro intitolato Il coraggio di aver fede, sottotitolo Quando la fede ti cambia la vita, edito da Cristiani Today, scritto da Rita Sberna, blogger, scrittrice cristiana. Ciao Rita, benvenuta. Ciao a tutti e grazie per questa possibilità e per questo invito. Grazie a te per averlo accettato. Allora, ti ho presentata come scrittrice, come blogger, come cristiana. Hai raccolto in questo libro testimonianze di fede e di conversione. Com'è nata questa idea? Allora, diciamo che è nata in seguito all'esperienza di volontariato che è iniziata per me nel 2012 tramite una radio siciliana, dove per la prima volta, diciamo, ho iniziato a condurre una trasmissione dedicata alle testimonianze di fede. Poi nel 2015 ho aperto dei blog, tra cui una testata cattolica, Cristiani Today, e da lì ho iniziato a raccogliere, diciamo, testimonianze, storie di conversione. Così mi sono detta, visto che comunque negli anni si erano anche un bel po' accumulate, e ho detto prendiamone qualcuna e ne facciamo anche un libro di raccolte di storie. E così è nato questo libro, composto da 12 storie. Vorrei leggere un passaggio della prefazione di Roberto Allegri, che scrive: Oggi testimoniare la propria fede è un atto di coraggio. Quello che ho tra le mani, dice lui, è un libro importante, importante e coraggioso proprio per questo motivo, perché testimoniare la propria fede è un atto di coraggio. E poi dice: questo libro di Rita è dunque importante e pieno di coraggio, raccoglie le testimonianze di molte persone di tutti i generi, anche gente dello spettacolo, che non hanno problemi a dire la Madonna ha cambiato la mia vita, oppure Gesù mi ha salvato. E lo dicono senza sensazionalismi, in modo semplice, naturale e umile, ma anche con chiarezza e decisione. E poi conclude scrivendo: La fede può essere una bellissima musica e le testimonianze sono gli strumenti per suonarla. Libri come questo sono allora importanti spartiti. Quindi quello che abbiamo, che ho anch'io tra le mani, è uno spartito. E, qual è il percorso di vita che hai seguito, per scegliere storie e personaggi? Diciamo che c'è stata una bella coincidenza perché quando mi sono ritrovata a scegliere queste 12 storie, intanto il numero, ho riflettuto dopo al numero, alla coincidenza, 12 storie come i 12 apostoli. Ogni apostolo ha incontrato Gesù per la strada e aveva un proprio vissuto, una propria esperienza prima di incontrare Gesù. Lo stesso i protagonisti di queste 12 storie. Sono storie diverse, che trattano un incontro con Dio avvenuto in epoche diverse, in modalità diverse. Infatti abbiamo persone uscite dalla tossicodipendenza o abbiamo anche persone che tramite un percorso di fede hanno poi, ecco, abbracciato il sacramento del matrimonio. Sono storie che toccano il cuore, oppure semplicemente chi è caduto nel baratro del male. Grazie a questo male poi ha incontrato il bene, cioè ha incontrato la preghiera, ha incontrato Dio e mi sono accorta, mettendo assieme poi tutte queste 12 storie, che vi è un luogo che le accomuna e questo luogo è proprio Medjugorje. Alla luce del libro che hai scritto, Rita, e anche del sito che curi, ricordo, cristianitoday.it, hai potuto, ecco, toccare con mano quanta sete di Dio c'è oggi nel mondo? Sì, tantissima sete, soprattutto mi accorgo nei giovani, perché io comunque avendo 29 anni sto a contatto anche con i giovani, con le famiglie. La sete di Dio è in ognuno di noi. Forse a volte nel caso dei giovani c'è paura, c'è timore nel far vedere a tutti che si ha bisogno di cercare Dio, forse per essere giudicati, non so, da qualcuno, però comunque vedo che c'è molta sete anche di preghiera a livello familiare, perché oggi comunque ci rendiamo tutti conto che la famiglia, diciamo, è distrutta
c'è proprio una mancanza di amore, di valori, e questo viene soltanto dall'avvicinamento a Dio. Mi accenni un paio di storie che ti hanno conquistata? Guarda, le storie che mi hanno conquistata sono più di una, e partirei col dirti la storia di Alessandro Greco, che è appunto una testimonianza di coppia, di vita familiare, di un amore che desiderava raggiungere questo traguardo, cioè il matrimonio. E questo poi è avvenuto grazie a una grazia ricevuta dopo un percorso fatto di castità, di preghiera. Beatrice, dopo anni, quindi la moglie di Alessandro Greco, dopo anni ha ottenuto la nullità del suo primo matrimonio e così ha potuto sposare Alessandro Greco, e oggi loro fanno un percorso di fede, di vita francescana, ed è bellissimo aver potuto raccontare la loro storia. Oppure c'è la storia di Paola Senatore, che era un'attrice degli anni 70 molto famosa, molto bella esteticamente, ma la sua storia è stata costellata da tanta sofferenza. È stata accusata per spaccio di droga, quindi è stata in galera, in carcere, e lì ha conosciuto per la prima volta l'amore di Dio. Lei dice di aver visto proprio Gesù nella sua cella che la guardava. Da lì la sua vita è cambiata, è entrata in un percorso di purificazione, di preghiera. Oppure c'è anche la storia di una coppia di giovani ex tossicodipendenti che si conoscono nella comunità di Suor Elvira a Medjugorje, si sposano e oggi hanno due bambini ed evangelizzano attraverso la loro musica, perché fra l'altro la ragazza canta e il ragazzo suonava la chitarra, quindi si sono sposati e hanno fatto un'accoppiata perfetta. Oppure c'è la storia di Paola, che mi tocca ancora di più, perché Paola è una ragazza della mia età che ho conosciuto una sera a Roma, e Paola esce da una storia di maleficio. Ecco, molti oggi dicono che magari questi argomenti siano cose da medioevo, invece non è vero, perché a Paola è stato fatto un rito voodoo. E grazie, diciamo, all'intervento di un sacerdote, grazie al suo avvicinamento alla preghiera, è uscita sana e salva da questo rito voodoo. Quindi la storia di Paola è ancora la più forte, e ho proprio appositamente concluso il libro con la sua storia, perché si differenzia appunto dalle altre. Di storie, diciamo, ce n'è tante, però queste sono quelle che, diciamo, hanno colpito a me in maniera particolare. Poi ho avuto modo anche, ad esempio, la storia di Alessandro Greco di Beatrice, c'è anche un riferimento a San Giovanni Rotondo, a Padre Pio e a Fra Modestino alla Pietrelcina, che hanno avuto modo di conoscere. Quindi ecco, vediamo come diversi luoghi di spiritualità e di devozione poi si intrecciano tra di loro. Ma devo dire anche nella storia di Paola Senatore, perché poi Paola è stata sia a San Giovanni Rotondo che nella grotta di San Michele Arcangelo, dove non riusciva nemmeno a entrare proprio perché aveva anche avversione al sacro. Ecco, quindi davvero delle storie toccanti quelle che hai raccontato. E, una domanda un po' personale, Rita, che cosa ti hanno insegnato queste storie? Perché immagino che come blogger, come scrittrice, ogni qualvolta tu scriva una storia o un libro, comunque quello scrivere ti lascia qualcosa, ti segna, ti insegna. Sì, io rimango sempre stupefatta da come Dio agisce nella vita di ognuno di noi in maniera unica e speciale. Noi siamo, diciamo, delle anime con personalità, carattere diverso. Quindi un padre si rapporta con i figli in base anche al carattere, al temperamento di quella persona. E quindi vedo la pazienza di Dio nell'aspettare anche i nostri tempi. E tutte queste storie comunque mi lasciano un qualcosa dentro di speciale. Io quando ascolto una storia, una testimonianza, per me è un arricchimento personale, perché mi insegnano tanto, e questo ne faccio ogni giorno tesoro, e cerco comunque di custodire, di mettere in pratica
l'insegnamento che quella testimonianza in quel momento sta portando a me, ma sta portando anche ad altre persone, sicuramente hanno tanto da insegnare. Queste e tante altre storie di fede, tante notizie dal mondo cristiano le trovate sul sito cristianitoday.it e poi il blog di Rita Sberna, ritasberna.it. Lo ricordo ai nostri telespettatori, magari quelli un po' più pratici di web e di internet, ti verranno a cercare. Sul web, invece, coloro che amano la carta stampata leggeranno volentieri il tuo libro. Che vorrei ricordare, si intitola Il coraggio di aver fede, quando la fede ti cambia la vita, firmato da Rita Sberna, edito da Cristiani Today. Abbiamo ancora un minuto, Rita. Vuoi fare un accenno sia al blog che al sito internet? Ti facciamo fare un po' di pubblicità a questi due. Allora, intanto ci possono seguire le persone se vogliono, perché noi operiamo, come hai detto, molto sul web, ci possono seguire 3 volte a settimana tramite la diretta Facebook che va in onda il lunedì, il mercoledì e il giovedì alle ore 21. Fra l'altro ne approfitto anche per ringraziare tutti quei sacerdoti che collaborano con Cristiani Today, ognuno ha la sua rubrica, è nata anche da poco una rubrica dedicata alle coppie, alla famiglia, stiamo molto trattando le insidie nella coppia con Don Giuseppe Fiorentini, oppure c'è anche la rubrica con Padre Piero Riggi, Padre Piero risponde, dove lì trattiamo varie catechesi, vari argomenti. Ecco, parleremo anche la prossima settimana dell'amicizia, secondo i libri sapienziali, e poi il mercoledì è sempre dedicata a una testimonianza nuova di fede. Infatti, proprio la scorsa settimana, non a caso, c'è stata una testimonianza legata a Padre Pio da Pietralcina, che Padre Pio ha interceduto per convincere questa ragazza ad operarsi al cuore, altrimenti sarebbe morta. Quindi tante tante belle cose tramite Cristiani Today, tramite i nostri siti. Poi vabbè, nel mio blog chiaramente ne approfitto anche per raccontare ai nostri amici qualcosa anche un po' di me, del mio personale, della mia storia, ecco, di fede. Bene, ottimo, quindi c'è anche modo di interagire e di seguire sui vari social Rita Sberna, blogger, scrittrice e cristiana. Grazie per essere stata con noi, per aver condiviso con i nostri telespettatori e perché no anche lettori il tuo libro. Grazie ancora e alla prossima occasione. Grazie a tutti voi.